mercato di gennaio potrebbe riservare una grande sorpresa per il club nerazzurro, proposto uno scambio con un vecchio obiettivo. Dopo essersi rimessa in carreggiata in campionato grazie a 2 vittorie consecutive ed aver addirittura ipotecato la qualificazione agli ottavi di Champions League, l'Inter guarda con più serenità al prossimo mercato di gennaio. Fino a qualche settimana fa si pensava che i nerazzurri, con tutti i limiti di intervento finanziario, si sarebbero mossi alla caccia di un paio di tasselli almeno. Ora l'esigenza forse è venuta meno, ma questo non toglie che qualche sorpresa potrebbe comunque arrivare. L'assist, per così dire, è rappresentato dal pressing del Leicester City su Robin Gosens, che ha appena dato un segno tangibile della sua esperienza meneghina realizzando il gol del momentaneo 2-3 al Camp Nou. Il tedesco, già cercato con insistenza dal Bayer Leverkusen in chiusura della sessione estiva di scambi, potrebbe partire a gennaio. La proposta del club inglese ha però spiazzato Marotta, che ora deve decidere cosa fare. Le Foxes devono fare i conti da tempo coi mal di pancia di Yuri Tielemans assieme a Maddison e Vardy, una delle stelle della squadra, che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. La pessima stagione del club inglese ben lontana dai fasti del 2016, quando Ranieri portò addirittura il titolo, sta certamente contribuendo alla volontà del belga di cambiare aria. Quale migliore occasione, allora, per tentare l'Inter con uno scambio che avrebbe del clamoroso? Che Gosens non sia tra i prediletti di Mister Inzaghi, questo è chiaro a tutti. Vendere però l'ex Atalanta senza sostituirlo degnamente, è altro. Per questo, in agenda, non sarebbe prevista la partenza del teutonico. Se però l'offerta dell'Ester si concretizzasse davvero con una proposta di scambio, a titolo definitivo, tra il suo centrocampista e il laterale, le cose potrebbero cambiare. E di molto. Marotta è più che tentato di cedere all'idea della dirigenza britannica, considerando che il colpo Tielemans farebbe più che felice anche Inzaghi. Inter, esami finiti per Lukaku, a breve il rientro in gruppo, tempo e pazienza per rivederlo in forma. Nel corso del pomeriggio l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha sostenuto gli esami strumentali alla coscia sinistra, dove aveva riportato l'infortunio ormai quasi 2 mesi fa, gli accertamenti hanno offerto un buon esito. Con il belga che dovrebbe rientrare gradualmente in gruppo, nei prossimi giorni, per essere disponibile per la panchina in occasione della sfida di sabato sera al Franchi, contro la Fiorentina, dopo 10 gare di assenza, e per il match decisivo in Champions contro il Viktoria Plzeň. Attesa quasi finita dunque, almeno per la convocazione. Previsto per domani mattina ad Appiano il punto con Inzaghi, in seguito agli esami approfonditi, e con lo staff medico, per capire se potrà rientrare immediatamente in gruppo da domani o a partire da giovedì. Serviranno però ancora tempo e pazienza per rivederlo in forma.